Comunicare la pasta significa essere in grado di trasmettere quelli che sono i 400 e più diversi elementi che fanno in modo che una pasta possa essere simile ma mai uguale a quella fatta da un tuo collega. Questo significa essere in grado di trasferire le emozioni che riguardano la parte agricola, che riguardano la prima macinazione, che riguardano la trasformazione, che riguardano la cura di tutti i particolari che poi alla fine fanno sì che la pasta sia più o meno apprezzabile, più o meno buona, più o meno gradevole. Perché ci sono nato e cresciuto, perché quando sono nato io il pastificio a Predazzo esisteva già da 70 anni, improbabile spostarlo. Inoltre devo dire che i miei genitori, i miei parenti hanno avuto la forza di mantenere il pastificio in un territorio che per noi è ideale per lavorare, è ideale per le materie prime che ci dona, perché l'acqua della sorgente del Latemar è uno degli ingredienti fondamentali. Perché l'aria che scende dalle valli alpine comunque essica la pasta di una purezza e di una finezza tale da evitare qualsiasi genere di trasporto, di inquinamento, comunque di sostanze strane che potrebbero in qualche maniera andare a incidere sul sapore del grano. Noi cerchiamo di essere dei traduttori di una materia prima in alimento più che dei trasformatori. C'è una componente estremamente grande, non tanto nel gioco quanto nel piacere di fare le cose. È determinante non soltanto per noi, ma per tutto quello che è la componente operativa all'interno dell'azienda. E questa grande serietà che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri operatori, la serietà con la quale ti devi affacciare sul mercato, interagire col mercato e con i tuoi consumatori, però non deve essere una serietà tignosa, deve essere qualcosa di comunque simpatico. Una delle prime lezioni che ho imparato a livello di comunicazione era quella del: ma se tu sapessi che all'interno dello stabilimento in cui viene costruita la tua macchina sono tutti nervosi, cattivi, si litigano tra di loro, discutono tra di loro, la compreresti invece di un'altra dove in uno stabilimento c'è armonia, c'è qualità, c'è condivisione, c'è spirito di squadra? La risposta è ovvia, e noi cerchiamo di trasmettere, di trasferire questo genere di sensazioni e di emozioni anche all'interno dello stabilimento, condividendo tutte quelle che sono le soddisfazioni che noi all'esterno riusciamo a percepire, a sentire. Una bella domanda, non lo so, devo ancora diventarlo, poi te lo dico.